Ascoltate la parola di Dio. Vai che arrivo. Vai a preparare la canna che poi arrivo. Va bene? Sto traslocando. Ancora? Sul serio? Sì. Anzi, se qualcuno ha una stanza libera a Milano me lo faccia sapere. No doppia e mi porto il cane. Scrivete in privato. Potevi dirmelo! Quindi siccome casa mia è un casino, ho acchittato questo pseudo set con i Funko Pop. Quello di Shazam lì. E niente, oggi voglio fare un video abbastanza fuori programma, perché praticamente mi è venuto in mente questo discorso stamattina. Ma quanto cazzo è diventato difficile ascoltare la musica oggigiorno? Da dove diavolo l'hai tirata fuori questa? Nel senso, siamo in un'epoca di transizione ormai da qualche anno, ma questa transizione non ho capito dove dovrebbe portarci. Ho già parlato in passato di quanto è meraviglioso, a mio avviso, il modo di scrivere, le possibilità che ci dà la musica trap. Inutile che diciamo cazzate, questa cosa di scrivere su 120, 130, 140 bpm ci dà la possibilità di esprimerci molto molto meglio, e chi pensa al contrario non ha capito un cazzo. Probabilmente hai ragione. Tuttavia, ci troviamo ancora in una fase di stallo che non ho capito dove vorrebbe portarci. Pensateci. I trapper sono scandalosi, cioè non fanno altro che dire viva la droga, viva i soldi, viva la droga, viva i soldi. Fantastico, sono strafatto. Incoraggiano i ragazzini a mandare a fare in culo tutto. Paghiamo tutto. Non lo dico per fare l'omofobo, ma spingono a bestia la bisessualità, l'ambiguità sessuale, eccetera eccetera. Tra parentesi, nulla contro i gay, però dico, il discorso è ambivalente, nel senso che anche quando i rapper incoraggiavano alla misoginia, allo sfruttamento delle donne, facevamo un polverone. Ora che i rapper incoraggiano quelle altre cose, ragioniamoci. E soprattutto questa vita criminale, che non ha neanche senso parlarne, perché comunque la spingono tutti dall'alba dei tempi. Questo è da gangster. Di contro cosa c'è? Che questo maledetto hip hop classico, chiamiamolo così, non riesce ad evolversi in alcun modo. Ragazzi, svegliamoci. Io lo trovo estremamente noioso. Cioè, artisti che adoro non riesco a seguirli più, perché basta. Basta questa ripetitività e questa cosa. E noi siamo la strada, e noi qua, e noi diamo un messaggio, e noi spingiamo l'hip hop. Io spacco. Basta, basta. Cioè, faccio rap da 35 anni. Hola, direttore. E in 35 anni non hai neanche mai cambiato gli hi-hat, sempre piatti. E che cavolo? Idem con tutti questi rapper conscious che... Ok, l'industria fa schifo, va bene, i rapper squallidi salgono, ma basta, anche questa cosa, basta. Il che include la tecnica. La tecnica! Siamo arrivati a livelli di tecniche incredibili. C'è extra beat assurdi, incastri, giri metrici pazzeschi. Un grandissimo numero di rapper oggigiorno sa anche cantare. Che culo. Una figata assurda. Cioè, tu a un rapper ora non gli puoi andare a dire parli e non canti. No, perché i livelli di musicalità raggiunti dalla musica sono assurdi. Eppure tutti la stessa cosa. Perché se uso una metrica troppo assurda, poi la gente non riesce a seguirmi ed è solo musica. Mi rendo conto. Ma perché abborrare completamente il tecnicismo per fare apri chiudi per vendere a quattro pischelli? Perché aggiungere l'autotune dove non serve? Perché rappare sempre allo stesso modo? Zitto! Ecco perché. Così come quelli old. Porca di quella bagascia! Apri chiudi, apri chiudi. Mano, strano, città, realtà. Basta. Se continui ti sparo. Ed ora arriviamo alla cosa più divertente, perché io chiaramente mi lamento perché sono del mestiere. Ma questa cosa è la cosa più innegabile del mondo. I beat. No Maria, io esco. Io ho 30 anni. Basta con le ninna nanne. Basta. Tutti i beat sono diventate delle ninna nanne. Sempre campanacci, campanellini, carillon, xilofoni, glockerspiel, oppure note alte, semplici note alte. Raga, sì, il mercato è fatto dai ragazzini, ok? Sì, questa cosa l'hanno detto anche gli arcade, si vestono tutti scintillanti e ballano. Gay! Per piacere ai ragazzini, ok? Beatmaker, voi fate, cioè, il beatmaker fa il beat così perché lo vende, è quello che lo deve vendere ai ragazzini, ok? Una traccia ogni tanto, puoi mettergli una nota bassa di chitarra, un sintetizzatore graffiato, no.
E qua non è tecnicismo, non è niente. Io guardo, scorro le storie di Instagram o le cose sponsorizzate e partono sempre plim plom plom. Così come un'altra cosa incredibile, ah, il mangiarsi le parole. Una cosa bellissima. Cazzo ha detto? Può piacere, può non piacere, va bene. Ma non è che se una cosa vende dobbiamo farla a rotellina e sempre. Poi ci credo che la gente dice a fare rap non ci vuole un cazzo e la trappa è merda. Cioè ci stai ribaltando la situazione. Che ci cazzo ci vuole a mugolare parole in verbo con le vocali lunghe? Perché? Perché? Zitto! Ecco perché. Oppure voi che per fare i tecnici dovete cafuggiare strofe da minimo 24 barre. Che poi 24 barre fatte bene, io me le accollerei, cioè per carità, a parte che sta moda mi sembra una specie di sorta di complotto contro Stare Basta che ne fa 8 ottavi o 12 massimo. Probabilmente hai ragione. Dovete fare queste strofe lunghissime per fare capire che voi sapete rappare e me le chiudete tutte in verbo, tutte con lo stesso flow, senza variazioni e senza pause. Perché ho notato anche questa cosa, le pause... Povero demente. Mani strani, piani, sogni, infogni. Sempre c'è questa totale, questa voglia di rimanere attaccati come le cozze allo stile di rappare che 15 anni fa era vecchio. E poi c'è tutta la fanbase di ragazzini che no, questo è il vero hip hop, questo... È inascoltabile. Perché poi la gag è sempre quella. Io sono contro le leggi di mercato. Certo, sei contro le leggi di mercato perché le leggi di mercato sono contro la musica che fai e la fai per una sorta di ribellione. E non ha senso. Questa è demenza. Se il CD è in vendita nei digital store, se l'hai stampato, non puoi andare contro le leggi del mercato perché le leggi del mercato sono che io ti do i soldi per la tua musica e se la tua musica è in vendita, sei dentro il mercato. Perfettamente bilanciato. Quindi se poi mi viene a dire no ma io il rap non lo faccio per i soldi, perché l'hai messo in vendita? Mettilo in free download. E soprattutto se fai tutto per la cultura hip hop, non chiedere soldi. Non è bellissimo farlo per la comunità, farlo per la gente? È che non vendi. Non è che se non vendi vuol dire che non fai musica per venderla, perché la musica è comunque in vendita. Accidenti, è una cosa terribile da dire. Per i live che fai, i soldi li becchi. Vai a suonare in cambio di visibilità, come fanno tutti i ragazzini, e lo stai facendo per l'hip hop. No, per niente. No, per niente. Perché poi c'è tutta la fanbase di ragazzini che seguono questo movimento estremamente antiquato, per non definirlo obsoleto, solo perché si vergognano a essere accomunati ai ragazzini che fanno l'opposto. Quindi praticamente c'è un conflitto di pensiero dato dal semplice fatto che la gente rosica e la gente vende. Perfettamente. La gente si evolve e la gente rimane ferma. Perfettamente. Ma entrambi sono accomunati da una cosa. La monotonia più totale. Stai bene? Di qualcosa. Shazam! Bene ragazzi, il video è finito. Siccome credo che la qualità sarà una merda perché sono senza luci in post produzione, ma che bello di che fare. E va bene, tieniti i tuoi segreti. Qua sotto trovate tutti i social. Iscrivetevi al canale se non siete già iscritti e ci vediamo venerdì.